Un momento praticamente di serenità rispetto alla sicurezza del territorio, perché di fatti abbiamo in tutti i dati un decremento del dato relativo ai reati a qualunque titolo. I reati sono in calo anche per l'effetto della pandemia, che però anche quest'anno ha continuato a tenere sotto pressione la Polizia di Stato, impegnata come le altre forze dell'ordine nei controlli per il suo contenimento. Ne ha parlato stamane il questore Irene Tittoni nella breve e blindata cerimonia per il 169esimo anno della Fondazione della Polizia. Nel bilancio spicca il dato delle persone controllate, oltre 115.600 con 158 arresti e 3.215 denunce. Per il mancato rispetto delle norme anti-Covid sono state sanzionate 1.247 persone, 227 sono state denunciate per non aver rispettato la quarantena. Oltre 11.500 i locali controllati, 24 i gestori sanzionati. I numeri evidenziano una presenza attiva della Polizia di Stato sul territorio, sono numeri importanti, tenuto conto anche dell'importante ruolo svolto dalla Polizia di Stato nell'ambito del contenimento e delle prescrizioni in termini praticamente sanitari. Ma in generale, precisa il questore, anche quest'anno la Polizia ha apprezzato la collaborazione dei cittadini. Noi abbiamo un ritorno estremamente positivo sotto questo profilo, perché c'è un'interazione continua tra cittadinanza e Polizia di Stato, lo dimostra la gestione quotidiana dell'utenza che abbiamo nei diversi ambiti di competenza. Altro dato degno di nota nel report annuale è quello relativo ai migranti rintracciati dalla Polizia di Frontiera, poco meno di 3.400. Alla luce della maggiore pressione migratoria derivante dal flusso illegale proveniente dalla rotta balcanica, sono stati arrestati in flagranza di reato 42 passeur. L'attività di indagine ha avuto una forte evoluzione anche dovuta a sempre maggiori collaborazioni con le autorità di polizia di confine, con Europol e le due procure maggiormente interessate a questi reati, quelle di Trieste e Capodistria.